benvenuti, benvenuti, benvenuti. Io spero che nel tempo che è intercorso dalla prima parte che vi lascio qua sopra nell'info box di questo video dedicato ai cartoni ambientati al mare, voi siate partiti, andati in vacanza. Io personalmente sì, e ne sono molto felice. Se siete tipi da montagna, fatevi sentire qua sotto nei commenti. Se siete abbastanza, allora sicuramente farò un video anche dedicato alle location di montagna. Questo video sarà un pochino più veloce, è dedicato ai cartoni non Disney, ai film d'animazione non Disney. Come ho detto nello scorso video, non ho preso in considerazione le serie TV animate, perché nella maggior parte delle serie TV animate a puntate c'è sempre almeno una puntata dedicata al mare. Ci dedichiamo alle case d'animazione DreamWorks, Illumination, Universal, 20th Century Fox, insomma le grandi case di film d'animazione che però non sono Disney, perché per quelle Disney abbiamo l'altra parte del video. Cominciamo con questo elenco un po' più breve, magari spenderò qualche parolina in più dato che è più breve come elenco per i vari cartoni presi in considerazione. Il primo che vi vado a nominare è un tecnica mista, inteso come un film che poi si trasforma in un cartone animato, uscito nel 1994 per Universal, Pagemaster, l'avventura meravigliosa. Un film che vede come protagonista Macaulay Culkin nei panni di Rich, un bambino super ipocondriaco, pauroso di qualunque cosa, che finisce in una misteriosa biblioteca e, diciamo così, lo inghiotte, poi se vedete il film lo capite, e lo catapulta nel mondo dei libri. E nel mondo dei libri chiaramente c'è anche il genere di avventura che lo porta in un'avventura sulla famosa Isola del Tesoro. Ci sono comunque un sacco di parti dove c'è il mare, ma principalmente questa parte, che comunque è una parte molto molto consistente. Il secondo film che andiamo a nominare è Anastasia. Anastasia è uscito nel 1997 per la 20th Century Fox, un film che a me piace tantissimo, dedicato alla storia dell'ultima discendente della famiglia Romanov, la principessa appunto Anastasia. In questo film d'animazione noi vediamo una parte dove Anastasia, giustamente per raggiungere Parigi, deve attraversare il mare, l'oceano, e si trova su questa nave insieme ai suoi due compagni di viaggio, Dimitri e Vlad, in balia di una tempesta o qualcosa del genere. Ed è una parte che tra l'altro a me ha sempre messo molta angoscia, è fatta molto bene, il mare secondo me è animato molto bene in quella parte. Nel 1998, l'anno successivo, esce un film mega galattico, non so come altro definirlo, per la DreamWorks Animation, Il Principe d'Egitto. Il Principe d'Egitto che si rifà ovviamente ai racconti del Vecchio Testamento, e questo film racconta la storia di Mosè, che tutti conosciamo, che divide le acque col suo bastone. Ovviamente qua il mare è molto consistente, direi che di mare ce n'è abbastanza. Nel 2000 esce sempre per DreamWorks Animation La strada per il Dorado, film meraviglioso secondo me, che fa morire da ridere, dove le avventure di Miguel e Tullio ci portano nel mare del Sud America, appunto, comunque dell'America degli Indios, non tanto degli Indios quanto dei Maya penso, ma se mi sbaglio fatemi sapere qua sotto nei commenti. Io e la storia per molto tempo non siamo andate molto d'accordo. Il mare anche qua prende una grossissima fetta del cartone animato, del film d'animazione, e direi che ci sta. Lo studio Ghibli fa uscire uno dei miei cartoni preferiti in assoluto nel 2001, La città incantata. La città incantata anche qua, come in altri esempi che ho fatto nella prima parte, in questa parte non prende il mare una grossissima fetta del cartone, ma in questo caso ha un significato psicologico molto grande. Vi riporto, per quanto riguarda questo cartone, vicino alla sua scheda di IMDb, il link a un video che vi spiega bene tutti i vari significati del cartone. Il video è del canale di 151 EG, spiega molto bene qual è il significato del mare, penso che vi possa essere molto utile. Nel 2002 la 20th Century Fox dà il via alla saga dell'era glaciale, che comprende 5 episodi usciti rispettivamente nel 2002, nel 2006, nel 2009, nel 2012 e nel 2016. Inutile che vi stia a spiegare la storia, perché è una saga veramente talmente famosa, talmente divertente, talmente non so che altro, che non potete non conoscere la storia. E se la conoscete un minimo, sapete che è tutta
ambientata al mare, perché comunque si tratta di un'epoca storica che risale alla preistoria e quindi di conseguenza il viaggio che intraprendono tutti i nostri personaggi è quasi sempre ambientato nel mare. Ci sono sempre delle scene dove il mare è protagonista. Prima o poi vi farò una recensione di tutta questa saga perché veramente mi piace tantissimo, il primo soprattutto. Nel 2003 esce per DreamWorks Animation un cartone animato che ho già elogiato molto tempo fa in un video dedicato alla DreamWorks, Simba della leggenda dei sette mari. È ambientato, mi viene da ridere perché ci sono stata questo mese, effettivamente non è molto attinente, è ambientato a Siracusa. Tutto parte da Siracusa. Siracusa che non è affatto come appare nel cartone, anche se è un po' un peccato perché effettivamente nel cartone ha tutto questo aspetto molto onirico, molto carino. Siracusa è una città assolutamente normale, molto bella ma assolutamente normale, però appunto è ambientato a Siracusa che è notoriamente una città siciliana di mare. E successivamente il viaggio di Sinbad è appunto tutto attraverso il mare. Sinbad è un pirata e quindi non poteva che essere ambientata al mare tutta questa storia. Vi nomino un altro cartone della DreamWorks Animation, Madagascar del 2005. In questo caso non vi nomino i seguiti perché, se mi ricordo bene, solo nel primo dei tre è una grossa fetta di mare, diciamo, all'interno del cartone, e quindi vi nomino solamente il primo Madagascar, l'originale, che vede appunto il viaggio verso l'isola di Madagascar, appunto, dei nostri quattro protagonisti attraverso il mare, e anche qua il mare riempie una grossa fetta. Molte parti del cartone sono ambientate sulla spiaggia e quindi vediamo un sacco di mare. Vi nomino poi il terzo film di una saga sempre della DreamWorks, uscito nel 2007, che è Shrek Terzo. Shrek Terzo, praticamente dopo aver visto tutte le dinamiche di coppia di Shrek e Fiona nei primi due film, andiamo a vedere questo Shrek Terzo, dove Shrek va alla ricerca del legittimo erede al trono della famiglia reale, che è la famiglia di Fiona, perché Fiona vuole mantenere la sua integrità di orchessa e quindi non vuole limitarsi alla sua vita di corte, ma vuole continuare a fare l'orchessa, esattamente come Shrek. Nessuno dei due riesce ad adattarsi a questa cosa, quindi vanno a cercare il legittimo erede e devono fare questo viaggio attraverso il mare, se non mi ricordo male. Devo andarlo a rivedere questo cartone, però mi ricordo che il mare riempie una grossa fetta e tra l'altro finiscono su un'isola, se non mi sbaglio, durante questo viaggio. Quindi se mi sbaglio fatemi sapere sempre qua sotto, altrimenti viva me, brava la mia memoria. Come ultimo cartone animato vi nomino la saga di Dragon Trainer, uscita rispettivamente la trilogia nel 2010, 2014 e 2019. Saga bellissima, meravigliosa, sempre DreamWorks Animation, ve ne ho già parlato lungamente ma ve ne parlerò ancora e ancora e ancora. Questa saga è ambientata in un villaggio vichingo sul mare, che ha una flotta navale e che per gran parte del cartone della trilogia vede il mare come protagonista, quindi anche qua direi che è assolutamente assolutamente attinente alla nostra classifica. Io mi fermo qua, credo di aver dimenticato qualcosa perché io non li ho visti tutti i cartoni animati, sto cercando di recuperare quelli che non ho ancora visto, però perdonatemi, non ho tutto questo gran tempo. Però se c'è qualcosa che devo assolutamente recuperare, fatemi sapere qua sotto nei commenti, e soprattutto se mi sono dimenticata qualche cosa fatemelo sapere, perché non vorrei aver fatto errori madornali. Qua sopra invece trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi, e qua sotto la mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel like di supporto, e se pensate che questa seconda parte possa interessare ai vostri amici, conoscenti, gente che non è andata in vacanza, gente che ci è andata, che magari è andata nei posti che ho nominato, condividetelo su tutti i vostri social. Se vi piace questo format e tutto quello che faccio su questa piattaforma, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video, con il consueto appuntamento wrap up e TBR del mese di agosto e settembre, il primo di settembre. Invece il prossimo appuntamento con Cartoon Joe sarà giovedì 10 settembre. Un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!